Diceva il sindaco di Gianello, dobbiamo rendere nazionale questa battaglia, ce n'è bisogno per tutte quante le ragioni che conoscete, ma per farla breve e per capirci rapidamente ce n'è bisogno perché la vicenda di Scanzano, che fu condotta in una certa maniera, dimostra che quando alcune battaglie conquistano e arrivano sotto i riflettori nazionali, probabilmente si riesce gli obiettivi della battaglia a conseguirli, a portarli in porto. Per rendere nazionale questa battaglia non basta, come diceva Antonietta, provare ad aprire, cosa che abbiamo fatto in questo annetto, un po' di porte di ministeri o di uffici collocati in piani alti, cosiddetti piani alti della politica. È necessario prima di tutto, e vorrei sottolinearla questa cosa, compiutamente questa battaglia regionalizzata, perché io non so qual è l'impressione che avete voi, ma guardandola ad una qualche distanza da questa zona qui, l'impressione che si ha è che la regione Basilicata abbia potuto disinvoltamente cambiare il suo punto di vista in ordine a questa vicenda. Esattamente, sì, però sai, se fino a quando il pericolo può essere svettato, proviamo a farlo. Il presidente, la giunta regionale attuale, ha immaginate di poter modificare senza neppure sostituire la delibera a cui Giovanni Pandolfo fa riferimento la posizione della regione Basilicata, perché evidentemente il rumore che si è prodotto fino a questo momento in consiglio regionale o attraverso i parlamentari lucani in direzione del consiglio regionale non è stato sufficiente. Allora, noi dobbiamo ricominciare da qui. Dobbiamo ricominciare da qui, e ci sono mille motivazioni valide per poterlo fare, conseguendo risultati, per tutte le ragioni che voi avete detto e che succintamente io riassumerei così. Prima questione, e da questo punto di vista una prima comunicazione al Ministero dell'Interno l'abbiamo già fatta informalmente un mesetto fa, quando si verificarono i primi episodi di ingerenza indebita, diciamo così, di presunti imprenditori boschivi nelle vicende amministrative di quest'area, calabresi nelle vicende amministrative di quest'area dentro la comunità del parco. Bisogna tornare sull'argomento perché noi abbiamo tutti gli elementi per dire che questo può essere un canale allarmante, e quello che si è verificato l'altro giorno da questo punto è inquietante più che a sufficienza, attraverso cui passano in questo territorio forme di infiltrazione di malavita organizzata che fin quando siamo in tempo possiamo, dobbiamo, vogliamo marginare. È bene che lo sappiano le istituzioni regionali, è bene che lo si sappia presso il Ministero dell'Interno, dove peraltro questa cosa informalmente è già stata comunicata. Secondo, il meccanismo delle cosiddette compensazioni ambientali è un meccanismo miserabile
che si può adottare nella migliore delle ipotesi quando si ha a che fare con colonie dentro un rapporto tra centri dell'impero e periferie, perché, e lo dico essendo uno che fa il sindaco, il meccanismo attraverso il quale si prende per la gola il sindaco del comunello X o Y, disperato come molti dei sindaci d'Italia in questo momento, perché non più nella condizione nemmeno di sostituire le lampade dalla pubblica amministrazione o di turare le buche che si aprono sul selciato nell'asfalto del comune, il tentativo di pigliare per la gola gli amministratori locali, è un tentativo da respingere al mittente con grande forza. Non c'è compensazione ambientale che tenga in rapporto ai danni documentati e documentabili che può produrre il funzionamento di un impianto di questo genere, in primo luogo, e in secondo luogo l'ENE non può credere di trattare i cittadini di quest'area come dei pezzenti, perché quando anche si turassero tutte le falle aperte nei bilanci comunali di tutti i comuni della comunità del parco, ai cittadini non ne verrebbe beneficio alcuno, non ne verrebbe beneficio alcuno. Quindi questa roba qui va detta con grande chiarezza, e anche il Consiglio regionale di Basilicata, i parlamentari lucani devono ascoltarla, non con il grado di distrazione che fino a questo momento, ahimè, si è prestata la vicenda. Quindi ci sono due motivazioni che sono, vorrei dire, proprio paradigmatiche di un rapporto che occorrerebbe che si intrattenesse tra istituzioni regionali, tra rappresentanti parlamentari e le comunità locali. Da un lato fare il possibile per contrastare l'infiltrazione di fenomeni di inquinamento sociale oltre che atmosferica ed ambientale, dall'altro ripristinare un corretto e civile rapporto tra le istituzioni e le comunità amministrate, che non possono, ripeto, essere trattate alla stregua di miserabili. Aggiungo a questo proposito che chi sostiene, e lo si è sostenuto in alto luogo all'incontro al Ministero, c'erano le centrali sindacali di quelle regioni, cosa che per mille ragioni politiche che non sto qui a dire mi dispiace molto, peraltro la CGL in Basilicata ha inopinatamente cambiato opinione su questa vicenda, sarebbe interessante chiedere conto al segretario regionale in carica e come e perché, probabilmente essendo romano pure lui, come quello che ci accolse al Ministero come sindacalista nazionale dell'ENEL, sarà animato dalle ottime motivazioni che i romani, diciamo così, che muovono i romani quando si occupano appunto dentro un rapporto coloniale dei territori della periferia dell'impero. Se fosse vera la ragione che hanno addotto a sostegno di quella convocazione al Ministero fatta in fretta e furia alla vigilia del pronunciamento del Consiglio di Stato, noi oggi saremmo tutti in emergenza, saremmo più o meno nelle condizioni in cui sta l'Ucraina attualmente, invece la centrale è spenta e nessuno se ne è accorto. Quindi che questo sia terza ed ultima motivazione. Il primo degli interventi, ma poi anche quello dei sindaci, come ovvio, di quel signore che non vedo più, che fa la guida al parco, il primo degli interventi, non a caso, e questa forse è la ragione principale per cui sarebbe opportuno che i consiglieri regionali, i nostri colleghi parlamentari lucani dedicassero un po' più di attenzione a questa vicenda, il signore che è intervenuto per primo, non a caso, dovendo parlare della centrale, ha parlato del parco,
e di quello che accade, che non accade e che sarebbe auspicabile che accadesse in questo parco. È la stessa ragione per la quale, un po' provocatoriamente, Giovanni, il sindaco di Rotondo, diceva che questa non è questione di ambientalisti. Cioè noi non è che qui stiamo, voi non siete un centinaio, 200 anime belle che di domenica pomeriggio in una tiepida giornata di primavera passano il tempo qua perché animati da furore ideologico ambientalista. E che porre questa questione significa immediatamente porre la questione del destino produttivo, sociale, occupazionale di questa area della regione, alternativa ed incompatibile con la centrale. Dire no alla centrale non è una visione ambientalista, è la condizione per poter dire sì all'altra strada, sì al parco, sì alla realizzazione delle sue promesse, sì a tutte le possibilità che il parco avrebbe dovuto produrre per i cittadini di quest'area e che colpevolmente non ha prodotto, perché se si fosse profuso in direzione del parco lo stesso sforzo che è stato profuso per fiancheggiare gli interessi dell'Ener da parte delle autorità regionali, e qui non voglio personalizzare, ma non ci vuole grande fantasia per capire a chi mi riferisco, se si fosse profuso lo stesso sforzo, oggi qui non discuteremmo di altro, discuteremmo di cosa in Abruzzo, quello che si vede in Abruzzo, non in California o nel Colorado, quello che si vede in Abruzzo, cioè a 300 km più a nord. Discuteremmo di una regione che ha caratteristiche ambientali, risorse, paesaggistiche, qualità e andamenti a questo punto demografici, tali per cui si può e si deve immaginare uno sviluppo diverso da quello che sembra esserci riservato. Anche qui, lo ricordava prima Giovanni Pandoni, il petrolio con le insidie nuove che vengono fuori dai tentativi di modificare il titolo quinto, centralizzando le scelte e sottraendole completamente al controllo delle comunità. Si guardi ciò che accade in Val d'Agri per capire qual è il destino che si profilerebbe all'orizzonte per noi in questa regione, per tutte le mine delle compagnie petrolifere, come qualcuno ritiene fossero assecondate. La mia area, quella da cui provengo, Fenice, il ricatto dell'occupazione e dell'atterraggio della grande fabbrica ci ha indotti, ci è molto relativo ovviamente, anche in quel caso c'era chi disse di no, chi sollevò dei dubbi e chi invece accusò i dubbiosi di essere dei pericolosi e fanatici ambientalisti. Oggi noi siamo al punto in cui non sappiamo se e quando partiranno i nuovi modelli della Fiat, quanta della vecchia occupazione riassorbiranno, perché oggi sono tutti in cassa integrazione i lavoratori. Quello che sappiamo però è che a stabilimento fermo la Felice funziona a pieno regime e quello che scarica in atmosfera e quello che ha scaricato le falde acquifere non c'è bisogno che lo dica io, perché se uno accende il sito della Regione Basilicata si trova un rapporto di questa dimensione sul disastro che ha raggiunto finanche le matrici alimentari, lo dice la commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Pagliuca nella scorsa legislatura della Regione Basilicata a proposito di quello che accade lì. Potremmo ovviamente continuare, non è il caso che io vi faccia perdere tempo, perché la sostanza questa è, noi non siamo più disponibili, anche perché memori
di queste tragedie che abbiamo già vissuto negli ultimi 20 o 25 anni in varie aree di questa regione, a subire ricatti occupazionali in cambio della tutela della qualità dell'area e del territorio. Noi pensiamo che queste siano le risorse da cui far ripartire un cammino di sviluppo per questa regione, che fino in fondo sia uno sviluppo al servizio delle comunità. Sono poche ragioni, io ne ho enunciate solamente tre, ma ci sembrano sufficientemente convincenti per poter riattivare una mobilitazione che deve in primo luogo reinvestire il Consiglio regionale di questa regione, fino al punto da chiedere esplicitamente se intende tornare sulla delibera che assunse e se intende revocarla sì o no. Noi ovviamente ci batteremo contro, e bisogna mobilitare, visto che tutto sommato questa regione ha rappresentanti autorevoli anche dentro il governo nazionale, manca a farlo apposta all'interno e alla sanità, e sono tutte e due questioni che qualcosa c'entra con le vicende che stiamo discutendo, mobilitare i parlamentari lucani e la comunità regionale, perché questa battaglia possa, compiutamente regionalizzandosi, diventare effettivamente una mobilitazione nazionale.